Intanto che soddisfazione, ho appena visto che il Sassuolo ha vinto la Supercoppa Europea, non può che farmi un enorme piacere. Siamo tornati qua con la carriera con la Juventus, ragazzi, ancora una volta, se volete un nuovo episodio il prima possibile, bombardate il tasto dei like. Ancora una volta, Champions League, la Juventus è prima nel girone, il Villarreal a 3 punti, proprio come noi. Oggi sfidiamo il Basilea a 0, pare il Wolfsburg. E sapete benissimo che chi non lascia un like è un buffo. Titolari, inamovibili, Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Piazza, Nainggolan, Vidal e poi tutti gli altri dietro in difesa a proteggere Gigio Donnarumma. 5 gol nelle ultime 3 partite, questo Boetius deve essere veramente forte, lo compro. Steffen batte la prima punizione della partita, alta, ma tanto Donnarumma era lì. Non so voi, ma sto facendo un po' di fatica a distinguere i pantaloncini, perché sono estremamente simili con quel blu scuro e il nero. E allora andiamo sul sicuro con Juan Cuadrado, dentro per Ronaldo, si appoggia Vidal, allora Vidal gliela ridà, ancora una volta, si chiude il triangolo, proprio come in occasione del gol con la Fiorentina. Ancora Cuadrado, che vuole andare, sul secondo palo, da Dybala. Ci appoggiamo così a Nainggolan e poi facciamo andare Marco Piazza, che può andare diversamente da Cuadrado. Lui vuole andare dentro e provare il tiro. Nainggolan, Ronaldo, Ronaldo se la mangia. Arturo Vidal ci mette il fisico, la recupera. Piazza, ripartiamo da qua. Ronaldo si appoggia a Dybala, dentro per Cuadrado. Un'azione di contropiede strepitosa e straripante. Ancora Cuadrado, che vuole andare per vie centrali. Cuadrado, la serva a Dybala, sul mancino. Dybala! Cos'è successo? No, la parata? Sul serio? Deviazione, la tocca Ronaldo e il portiere la tira via dalla porta comunque. Non ci posso credere, non ci credo proprio. E c'è Bellerini, Cuadrado gli parte in sovrapposizione. Cuadrado la recupera, attenzione perché c'è Cristiano Ronaldo. Ronaldo, numero di magia, riesce a nasconderla. C'è Dybala, Dybala, la serve a Piazza. Piazza, Piazza, Piazza! Marco, Piazza, in Champions sempre lui e sempre Paolo. La giocano sempre loro due e trova il gol dell'1-0 sul Basilea. Ma che numero di Ronaldo per dare quella palla. E poi Dybala serve a Piazza un cioccolatino. Che a Sassuolo non era titolare, ma nella Juventus paradossalmente sì, perché si gioca con una punta in più e la sua freschezza è oro, colato, fa sempre bene. 1-0, Marco Piazza la sblocca ancora, è il mio pupillo, il mio fedele. Cuadrado, dentro così, per Paolo Dybala. Attenzione, ancora Dybala, vede il grandissimo taglio di Ronaldo. Ronaldo in possesso della palla, in area di rigore ancora Ronaldo. Alessandro dietro a Donnarumma, e Donnarumma di prima, su in alto a cercare Cristiano, e Cristiano si appoggia ad Arturo Vidal, attenzione perché non la prende. Ultimo fondo del Basilea, regala la palla a Nainggolan, possiamo ripartire con Dybala, attenzione, finisce qua, guardate, stavamo partendo in 5 contro 2 praticamente. E abbiamo fatto il Sassuolo, la mia ex squadra, e adesso facciamo anche la Samp, la mia ex squadra. Non so se avete visto il canale che si è un po' addobbato con tutte le icone della carriera. Beh, in realtà è passato talmente tanto tempo che possiamo far rigiocare ancora una volta i titolari. Una montagna da scalare, il peggior attacco contro la miglior difesa, quindi Samp, occhio, difficile. Ma chi è questo qua che ci sta portando in giro tutta la difesa, sulla linea di porta addirittura, e poi mette la palla dentro? Oh, no, no! L'ha sbagliata Kevin Linetti, l'ha sbagliata clamorosamente. Tra l'altro mi ricorda terribilmente il gol che... la respinta di Mandragora, il gol di Matri proprio contro la Samp l'anno scorso. Incredibile, questa volta l'ha sbagliata. Cioè, guardate qua se siamo messi male, stanno giocando solo loro. Perché c'è questa distanza tra i reparti? Perché non riusciamo ad avere la difesa e il centrocampo messi bene? Piazza per Alessandro, 6-0 per la Samp in questo momento. Stanno veramente demolendo il nostro gioco. Ci appoggiamo all'indietro a Piazza, Nainggolan. Vidal, attenzione, Dybala tra le linee. Dybala dentro per Ronaldo, uno spunto. Si vede che gli ho insegnato a giocare bene alla Samp 2 stagioni fa, 3 stagioni fa, perché hanno ancora il mio marchio di fabbrica. Attenzione, la mettono dentro, Vidal, la palla che è ancora qui, e tirano, e tirano, e tirano. Ronaldo che si appoggia ad Arturo Vidal e poi va largo da Cuadrado. Attenzione perché li voglio chiamare in causa tutti i miei giocatori offensivi, anche i terzini. Bellerin può andare, può spingere, c'è Cuadrado che lo aspetta in appoggio, ancora lì, e allora Bellerin cerca di servire Cuadrado e adesso rimane lui in appoggio. Nainggolan fuori da Alessandro, attenzione, stia facendo toccare la palla veramente a praticamente tutti. Comunque questa Samp è una squadra troppo quadrata probabilmente per riuscire a giocarci molto efficacemente con questo modulo. Però attenzione perché Piazza può risolvere tutto e la mette per CR7 e va... Alla prima volta troviamo il gol, alla prima occasione, al primo tiro, alla prima giocata, finalmente da pallone. Palla all'indietro, scarico, parte l'esterno, gliela diamo in mezzo, la punta fa gol. La tocca lì, 1-0. CR7, Cristiano Ronaldo, scusate per l'esultanza poco grintosa, ma veramente mentalmente non ce l'avevo più. Però che bella azione e che gran Piazza. Piazza sta veramente facendo un inizio di stagione strepitoso e straripante. Vabbè, di Ronaldo non spendo neanche parole, lo conosciamo tutti.
Cuadrado si appoggia a Bellerin, attenzione perché può andare al cross Bellerin, prova a puntarlo e poi prova a metterlo, il cross viene fuori anche in maniera dignitosa e forse c'è anche il calcio d'angolo. Dybala in buona posizione, può scatenare tutto il suo potenziale adesso, eccolo qua, la palla di ritorno per Paolo Dybala, gliela data Cristiano, Dybala da lì può fare gol col destro, no però, Vidal attenzione la mette, bellissima per Piazza, che schema stava venendo fuori. Arturo Vidal, ancora Arturo, sempre Arturo, vede il taglio di Ronaldo, non riesce a servirlo efficacemente, allora si appoggia Claudio Marchisio che è il metronomo di questa Juventus, ancora Marchisio e ancora Nainggolan, Alexandro può partire, allora Nainggolan lo serve sulla corsa, bellissimo, sul suo mancino fatato Ronaldo. Ancora Arturo Vidal. Sempre Arturo Vidal. Vidal si appoggia così a Piazza e Piazza la dà dentro a Ronaldo. I due ormai si intendono alla perfezione. Au! CR7, la doppietta. La squadra così è molto più quadrata. Ma Dybala, Ronaldo e Piazza si stanno trovando che è una meraviglia. I due folletti più il gigante. Mamma, mamma, mamma mia. Le due mezze punte che inventano per quella che era un'ala e si è trasformato nel centravanti più forte di questa Serie A. Abbiamo dato via Higuain, abbiamo preso Ronaldo, ma per adesso l'affare l'abbiamo fatto noi. Grazie Real, grazie, siamo in debito di una Champions, ma grazie. Quinto gol in Serie A per CR7. È arrivato quindi il momento di far divertire un po' anche Super Mario Mandzukic e Pierebrigo Aubameyang. Attenzione, attenzione, mamma mia Donnarumma, con i piedi su Carbonero e poi Chiellini in disimpegno, mi è piaciuto tanto. Mandzukic si appoggia malissimo, Ronaldo ancora, quando giochiamo con il tridente esterno facciamo fatica contro questa Samp, non so perché, ancora Mandzukic si appoggia così ad Alexandro e poi dentro per Raja Nainggolan che la stoppa e prova a tirare, esce Viviano. Comunque questa Samp si merita assolutamente almeno un gol se non il pareggio o addirittura forse la vittoria, ma sono sfigati. Ancora Mandzukic che la porta avanti di prepotenza fisica assoluta e poi serve un pallone d'oro a Nainggolan che se ne va da solo, arriva Aubameyang, dov'è? Dov'è? No, volevo far gol a Mandzukic, potevo segnare con Pierre. Mandzukic è partito, attenzione perché Ronaldo gli arriva, ma quella è mano clamorosa. Direttore, come si fa a non fischiarla? Va bene che la partita è praticamente finita, ma era una punizione importante per noi. E finisce qua 2-0 su quella mano un po' così birichina. Oh, comunque ridendo e scherzando, siamo già a metà ottobre, quindi la stagione sta entrando nel vivo proprio adesso. E adesso andiamo a giocare contro il Cagliari, che fu di Giorgione gigante. Faccio giocare un po' le riserve, perché la prossima c'è la Champions. Il profeta Hernanes ormai è diventato un titolare nella squadra delle riserve, ma dopo anche il gol e l'ottima prestazione a Pescara è giusto così. Bella, bellissima classifica, mi dispiace un po' per il Sassuolo che sta cadendo sempre più in giù, ma d'altronde perdi un mister come me e non puoi fare altrimenti. Thiago Alcantara dentro per Rolando Mandragora che va da Pierre-Emerick Aubameyang, si appoggia così a Claudio Marchisio, allora andiamo esterni da Federico Mattiello, uno che mi ha seguito in tutta la carriera quest'anno. Thiago Alcantara, che gran possesso palla che facciamo. Dani Alves la può crossare e la mette in mezzo. Dani si appoggia così a Thiago Alcantara, dietro la Mandragora, Mandragora largo da Mattiello che di prima va a cercare Hernanes, ancora Mattiello e va a cercare ancora Hernanes vicino al gol, la seconda partita consecutiva. Arthur Ionita può andare, Ionita il tiro, il palo di Ionita, siamo veramente fortunati quest'anno con i pali. Mario Mandzukic che dà un ottimo pallone, ripartenza Marchisio che in questo momento addirittura l'uomo più avanzato, è praticamente un 2 contro 2 con Aubameyang e gli dà una splendida palla, allora Pier può andare, puntare la porta, però intanto il Cagliari è rientrato praticamente tutto, si appoggia ad Hernanes che va da Thiago Alcantara e poi ancora all'indietro la Mandragora. E poi adesso dobbiamo amministrare, gestire il possesso della palla. Abbiamo fatto tanti metri in avanti, ma questo non è mancato, non è servito a nulla. Che invece li fa molto bene Maurizio Isla, il tiro di Isla. Donnarumma era uscita e la palla è andata fuori di così. Hernanes dentro da Mandragora e fuori da Thiago Alcantara e fuori da Dani Alves. Torniamo sempre fuori perché il Cagliari si chiude molto bene, ma attenzione perché forse troviamo uno spiraglio. Eccolo qua, il profeta va largo da Mattiello, il cross di Mattiello a cercare la testa di Mandzukic. Aubameyang, attenzione, vede il taglio di Mandzukic, bellissimo Mandzukic, posizione regolare, può andare da solo in area. Mandzukic, non ci credo, gliel'ha toccata. Mandzukic si appoggia a Aubameyang, Aubameyang chiede la palla di ritorno, l'1-2 che si concretizza con Mario Mandzukic. Aubameyang il tiro. Attenzione perché al 45esimo ultimamente è il nostro momento preferito per andare in vantaggio. Aubameyang, la gara non vuole saperne sbloccarsi, almeno per quanto riguarda la nostra parte, perché il Cagliari è molto vicino con João Pedro Donnarumma. Mi dispiace per Aubameyang e per Mandzukic, ma in questo momento ci servono i 3 punti. Però potrebbero arrivare ancora con loro in campo, proprio Aubameyang che sguscia via, ancora lui, Aubameyang la mette all'indietro. No. Attenzione perché c'è Dybala e c'è Piazza che fa un movimento, Ronaldo viene appoggiato e poi dentro per Dybala, la palla ancora lì, Ronaldo in area, Ronaldo
Piazza! È tutto più semplice con quei tre. La toccano tutti e facciamo gol. E finalmente Piazza anche in Serie A trova la gioia personale. Gran palla di Dybala per Ronaldo, fucilata, il portiere la para e Piazza è lì da bomber. Sembra Pippo Inzaghi, ma la butta dentro lui. Marco Piazza al 75esimo. Gli sono venuti 7 minuti a questi tre fenomeni per trovare il gol del vantaggio. Eccolo qua, bellissimo, bellissimo. Attenzione perché adesso ci possiamo divertire. Piazza dentro per Dybala, che palla, e c'è Paulito. Paulito da solo contro il portiere, prova il pallonetto, gliela para, lo strato perché devo fare gol, ma mi volevo divertire. Eccolo qui. E adesso può partire Marco Piazza per la doppietta. Mamma mia, non riusciamo mai a tenerlo. E Marco Piazza quando parte, Marco Piazza, e il portiere si salva. Barella prova l'ultima possibilità. Djordjevic in area, ancora Filip. Djordjevic la mette, no! E il gol dell'1-1 al 90esimo subito. Non ci voleva proprio. Vedete cosa succede a fare l'idiota con Dybala? Vedete cosa succede? Se facevo gol, era finita. 2-0, prendevamo il 2-1, andava bene lo stesso. Invece perdiamo due punti per strada. A meno che non riesca a partire con Dybala, scartarli tutti, entrare in porta e fare gol. Ci proviamo. Non c'è neanche il tempo di arrivare in fondo, allora. Nel prossimo episodio dovremo andare a giocare la Champions League e sarà molto più decisiva ed importante di questa partita col Cagliari. Ma non sarà ovviamente oggi. Ci vediamo la prossima volta.